Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il commissario per la ricostruzione, Piero Farabollini, questa mattina ha visitato a Teramo il quartiere di Colle Atterrato. Ad attenderlo c'erano gli inquilini delle palazzine Ater, inagibili da 3 anni. Dura la protesta degli sfollati. In questo lungo periodo fuori casa molti di loro si sono ammalati o deceduti. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Arriva a Teramo il commissario per la ricostruzione Piero Farabollini. Prima di incontrare i sindaci del cratere, fa una puntatina con l'atterrato, tra le palazzine Ater inagibili e transennate da 3 anni dopo il sisma del 2016. Ad attenderlo una rappresentanza di sfollati, sfiniti, anziani, molti di loro malati, fuori casa da tanto tempo e senza nessuna prospettiva. Signor Serafini, da quanti anni è fuori casa? Il 30 di ottobre fa 3 anni. È ancora pochina per i nostri comandanti. Lei ha anche una situazione familiare molto Sì, particolare. io ho la moglie malata di SLA dal 2011, intubata, a letto, non muove niente, solo gli occhi. E finché muoveva la mano, fino a qualche anno fa, con il dito insegnava sempre che voleva tornare a casa sua, faceva i segni. Siamo qui a Collatterrato, un quartiere di Teramo spopolato a causa del terremoto. 1.070 sfollati Ater. Dopo 3 anni la ricostruzione è ferma. Forse sarà colpa degli inquilini? Il commissario Farabollini assicura che la sua presenza a Teramo non è l'ennesima passerella. La buona notizia è che il personale di comuni e ufficio speciale per la ricostruzione entro la fine dell'anno raddoppierà e presumibilmente le prime gru a Collatterrato dovrebbero arrivare a primavera del 2020. I problemi ci sono, perché questo ce ne rendiamo conto, perché se lei mi dice che dopo 3 anni la situazione è ancora così, è naturale che ci sono dei problemi. Però il fatto e la buona volontà di essere qui questa mattina, sia da parte mia e il sindaco lo stesso, è proprio per cercare di risolvere questi problemi. Una volta per tutti, vedere dove abbiamo trovato degli intoppi, perché altrimenti se non risolviamo degli intoppi, non possiamo andare avanti. Nelle considerazioni che io ho fatto nel precedente articolo, dove appunto chiedo al presidente Marsili di chiedere scusa, è ovvio che il presidente Marsili si è trovato in una situazione che è la stessa che ho vissuto io nel momento in cui sono diventato commissario, a ereditare un percorso che non era magari per il nostro modo di ragionare, magari non era quello che avrebbe potuto permettere una velocizzazione. Non sfugge alle proteste degli sfollati Ater anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Il primo cittadino ha ancora una volta richiesto al governo che le regole sulla ricostruzione del centro Italia cambino passo, altrimenti sarà difficile ricostruire. Gli inquilini sono sfiniti e Farabollini in fondo dice sempre le stesse cose, ma dove andremo a finire? Ma la posizione degli inquilini non solo è comprensibile, giustificabile, ma è assolutamente, diciamo così, condivisibile proprio nel merito. Sulla ricostruzione pubblica c'è poco da aggiungere, bisogna modificare le leggi, bisogna modificare le norme che riguardano il cratere sismico del centro Italia, perché si continua ad agire con norme ordinarie in una condizione di straordinarietà, di gravità. Il nuovo governo e il commissario su questo deve essere assolutamente dalla parte dei cittadini e dei comuni, di chi chiede la modifica delle norme, devono essere, le norme stesse devono essere semplificate. E mentre si discute, si progetta, si protesta, tra gli sfollati Ater di Collatterrato aumentano i casi di malattie e di morte, il 10% in più di decessi negli ultimi 3 anni. Udienza rinviata ad aprile 2020 per il processo a carico di Alessio Feniello, accusato di aver violato i sigilli di Rigopiano per portare dei fiori sul luogo dove ha perso la vita il figlio, travolto dalla valanga che ha distrutto l'hotel. Scintille all'ingresso del tribunale con i vigilantes, il servizio di Giuseppe Dintino. Ammissione delle prove questa mattina al Tribunale di Pescara. Si tratta del processo ad Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Feniello è accusato di aver violato, oltre un anno fa, i sigilli giudiziari apposti allo scopo di delimitare l'area del disastro. L'uomo inizialmente era stato condannato a pagare una multa di 4.550 euro, decisione alla quale si è opposto col sostegno dei suoi avvocati. L'udienza è stata ora aggiornata al 16 aprile prossimo.
Feniello ha sempre dichiarato che si era recato dove erano le macerie per portare fiori lì dove suo figlio è stato ucciso. Questa è una pagliacciata, ha affermato l'imputato. Se verrò condannato non tirerò fuori un euro e piuttosto mi farò il carcere. La moglie dell'uomo, che è stata prosciolta dallo stesso reato, davanti al tribunale aveva con sé delle manette e ha minacciato di incatenarsi. Indagano i carabinieri della stazione di San Salvo sulle cause di un incendio che la scorsa notte ha distrutto due auto e danneggiato altre due parcheggiate in via Giovanni Gronchi. Erano da poco passate le due quando le fiamme partite da una Ford C-Max si sono poi propagate alle altre tre vetture. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non si esclude al momento la natura dolosa del rogo. Proseguiamo, sono stati espiantati come voluto dalla famiglia gli organi di Toni Camarda, il 26enne di Lanciano, morto dopo 10 giorni di agonia all'ospedale di Pescara in seguito alla caduta dalla terrazza di Via del Mare a Lanciano la sera dell'apertura delle feste di Lanciano. Il servizio. Ha donato cuore, fegato, reni e corne Antonino Baldassarre Camarda, noto come Toni, il 26enne originario di Palermo, morto all'ospedale di Pescara dopo 10 giorni di coma. Il giovane cameriere che lavorava in un ristorante di Fossacesia Marina cadde rovinosamente a Lanciano da una terrazza di Viale Rimembranze lo scorso 14 settembre. Diagnosticata la presunta morte encefalica alle 8 del mattino, dopo alcune ore di osservazione, i medici hanno certificato il decesso alle 14.10. I familiari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi ed è quindi iniziato l'iter che ha portato al prelievo avvenuto nelle ore successive. Il cuore è stato prelevato da un'equipe proveniente da Torino, il fegato da quella arrivata da Roma, infine le cornee e i reni sono andati all'Aquila. Il tragico episodio segnò la notte dell'apertura delle feste patronali a Lanciano. Erano le 4.30 quando, dopo lo spettacolo pirotecnico, Toni si avviava a riprendere l'auto parcheggiata in via per Fossacesia, ma per evitare un tragitto più lungo a piedi, verosimilmente, decise di scavalcare il parapetto della terrazza di Viale Rimembranze. Aveva immaginato di dover fare solo un piccolo salto, in realtà il cameriere che lavorava in un ristorante di Fossacesia Marina è precipitato da un'altezza di circa 5 metri, cadendo rovinosamente nel piazzale dell'autolavaggio GM. Dopo i primi soccorsi sul posto e poi al vicino ospedale Renzetti, il giovane venne trasferito in quello di Pescara per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. In questi giorni era stato ricoverato nel reparto di rianimazione di Pescara, ma non si era mai ripreso dal coma. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal comandante Vincenzo Orlando. La procura, dopo il decesso, ha dato il nulla osta per la sepoltura. Alcuni giorni prima i genitori si erano recati sul luogo dell'incidente, increduli per l'accaduto e segnati dallo sconforto. L'assenza del governo regionale ai lavori della commissione di vigilanza che ha audito le imprese private del TPL ha acceso la seduta mattutina a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Le imprese private chiedono di rimettere in discussione le scelte compiute dal precedente governo regionale. Il servizio di Alfredo Primante. Seduta infuocata della Commissione regionale di vigilanza a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. In audizione davanti al presidente Pietro Smargiassi e ai consiglieri regionali componenti la Commissione, il presidente dell'ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori d'Abruzzo, Sandro Chiacchiaretta, e il presidente della Difonso S.P.A., Alfonso Difonso. In esame l'autorizzazione al ricorso al subaffidamento per i servizi a domanda di Tua S.P.A., la società unica di trasporto pubblico abruzzese, oggetto di ricorso al TAR da parte delle imprese private. A far discutere l'assenza dei rappresentanti della giunta regionale e in particolare del delegato ai trasporti Umberto D'Annuntis, oltre ai dirigenti del settore trasporto della regione Abruzzo, che avrebbero dovuto rispondere nel merito ai rilievi sollevati dalle imprese private. A tal proposito il consigliere regionale di Forza Italia Daniele Damario ha chiesto scusa agli imprenditori per l'assenza del governo regionale, scuse alle quali si è unita anche Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari invece ha contestato la scarsa manutenzione degli autobus della TUA. La seduta è stata aggiornata al pomeriggio in attesa di una risposta sull'eventuale presenza del presidente della Giunta Marco Marsilio. La Commissione comunque non chiuderà i lavori senza l'intervento di un rappresentante dell'esecutivo regionale. Si sta entrando nel vivo del problema della qualità del trasporto pubblico
nella nostra regione e dei relativi costi. Si sta mettendo in discussione, credo, l'impianto attuale che vede tu affidatario in house del 70% del TPL, perché stanno emergendo delle criticità in riferimento a questa scelta operata dal precedente governo regionale. Quindi adesso, avendo noi un nuovo governo regionale, invitiamo i nuovi amministratori regionali a considerare gli argomenti o i punti che sono stati illustrati e puntualizzati nel corso della riunione stessa. Nella sede del co-working Fira Station è andata in scena App Abruzzo con l'obiettivo di promuovere nuove start-up. Sono 5 le inedite app mobile innovative attivate sul territorio abruzzese. Il servizio. App Abruzzo ha presentato 5 nuove app. Una dedicata ai tour operator, un'altra per creare una rete tra professionisti, addirittura una utile a superare le proprie fobie, un'altra ancora per rintracciare la filiera alimentare di un prodotto e una per l'efficientamento energetico nell'edilizia. Tutte le app sono già attive sul territorio regionale. Un'iniziativa che ha seguito questo bando in modo molto articolato, molto innovativo, perché è un bando che ha previsto da un lato un obiettivo di formazione dei partecipanti e dall'altro un contributo finanziario finalizzato alla creazione di queste microimprese, tra l'altro tutte di iniziativa giovanile, cioè fatta da giovani di ottime speranze che si sono prodigati in progetti estremamente innovativi, in start-up estremamente innovative, e questo ha consentito loro di essere vincitori su questo traguardo. Il progetto è stato promosso dalla finanziaria regionale abruzzese, dalle università di Teramo e dell'Aquila, dal Politecnico di Milano, da SIA SRL e da D-Pixel SRL, con il contributo della Regione Abruzzo e del fondo Startup. Il mondo sta andando molto veloce, le testimonianze che stiamo ascoltando oggi di questi ragazzi ce ne rendono davvero testimonianza effettiva. Sta correndo davvero molto, bisogna fare molto di più su questo tema, cioè sul tema della iniziazione di giovani imprese altamente tecnologiche, altamente innovative, perché siamo molto indietro in questo paese rispetto a quanto lo sono invece i paesi di origine anglosassone. Dopo i lavori portati a termine nelle ultime settimane, hanno riaperto a Pescara le piscine Le Naiadi. In questo weekend sono in programma gli Open Days. Dal 30 settembre riprenderanno i corsi e tutte le attività per la nuova stagione. Il servizio di Paolo Renzetti. Lunedì 30 settembre riapriranno le piscine Le Naiadi, ripartirà l'intera attività agonistica e in questo fine settimana Open Day, direttore, sì. Si torna finalmente a poter offrire alla città di Pescara, all'Abruzzo, questo importante impianto. Con le attività agonistiche abbiamo dietro le nostre spalle il palapalla a nuoto, sono già ripartite il 23, proprio per accontentare il settore agonistico della palla a nuoto, che poi la 2 in maniera particolare, che ha il campionato imminente. Il 30 parte tutto, così come avevamo previsto, la tempistica che avevamo programmato è stata mantenuta. Riportiamo le Naiadi al servizio della città e dell'Abruzzo, ma anche dell'Italia, perché poi abbiamo degli eventi importanti anche di italiani come meeting. Questa è la cosa che abbiamo mantenuto e che, ecco, poi i cittadini venendo possono verificare. Abbiamo messo a punto quello che erano, per esempio, le certificazioni per le caldaie, per l'impianto elettrico, per quello che è il CP, cioè le norme antincendio. Poi abbiamo fatto anche quelle cose che non erano state fatte, che erano prescritte facendo delle prescrizioni dall'ASL, mi riferisco ai cambi d'aria dell'UTA e mi riferisco alla bonifica dei piccioni, perché l'impianto del palapalla a nuoto in maniera particolare era invaso dai piccioni con il guano su tutte le scale. Il Pescara Palla a Nuoto tornerà a giocare alle Naiadi, già si sta allenando alle Naiadi, già da lunedì che hanno ricominciato gli allenamenti con il mister Malara, che è molto felice e contento di poter dare seguito a quello che è uno dei vanti dei Pescara, ma dell'Abruzzo, che è la pallanuoto.
Stagione di grande qualità artistica al Teatro Fenaroli di Lanciano, in cartellone grandi nomi della recitazione nazionale e anche una anteprima nazionale con Leo Gullotta, il servizio. Stagione di qualità e di prestigio, quella 2019-2020 presentata nel foyer del Teatro Fenaroli di Lanciano. 32 gli spettacoli in programma, tra prosa, teatro dialettale per bambini e teatro della memoria. Quest'anno la stagione è stata presentata con largo anticipo per andare incontro al desiderio degli appassionati di frequentare il teatro nei mesi canonici. La stagione consentirà così al Fenaroli di essere un luogo di incontro, di socializzazione e di crescita culturale per il territorio. Siamo riusciti a unire la grande qualità degli allestimenti anche con la drammaturgia, con i testi e con il plot, no, relativo. Sono tutti spettacoli importanti dal punto di vista anche sociale. E dopo anni ci sarà un'anteprima nazionale con lo spettacolo Pensaci Giacomino con Leo Gullotta. Durante l'allestimento dello spettacolo di apertura, che debutterà il 2 novembre, Gullotta incontrerà gli studenti delle scuole medie superiori nell'ambito dell'iniziativa Dietro il Sipario. C'è la prima nazionale con Leo Gullotta che proverà qui alla fine di ottobre, è una prima nazionale molto forte e tra l'altro abbiamo delle produzioni che riguardano l'Abruzzo. Sul palco del Fenaroli saliranno poi attrici e attori molto amati dal pubblico, da Mariangela D'Abraccio a Isa Danieli, Giuliana De Sio, Marisa Laurito, Alessandro Preziosi, Ettore Bassi, Daniele Becci, Lino Guanciale e Simona Cavallari. Spazio anche al Festival del Teatro Dialettale Premio Maschera d'Oro con 9 spettacoli di cui 2 fuori concorso e 1 proposto dall'ANFAS. Non mancheranno poi gli appuntamenti per i più piccoli e la famiglia con 4 spettacoli allestiti dai Guardiani dell'Oca, il Teatro della Memoria, uno spettacolo musicale dedicato a Pino Daniele e il format Crescendo, la musica come non l'avete mai vista, un mix di musica, danza acrobatica e proiezioni di video originali. E per il secondo anno andranno in scena anche i Detenuti nel Piccolo Fenaroli, allestito in carcere sotto la direzione del regista e produttore Carmine Marino. Primo appuntamento domenica 27 settembre con Lavaro di Molière. Gli ospiti esterni doneranno un contributo di 10 euro che i detenuti hanno deciso di devolvere all'associazione Alliance for Stroke Unit per l'acquisto di una strumentazione utile per la cura dell'ictus cerebrale. Il 27 e 28 settembre andrà in scena a Villa Sabucchi di Pescara l'opera teatrale La Tempesta di Shakespeare, curata dall'associazione La Torre del Bardo, diretta dal regista William Zola. Servizio. Quindicesima edizione della Tempesta di Shakespeare organizzata dalla Torre del Bardo, William Zola, un appuntamento ormai canonico per avvicinare la città al teatro e a quest'opera importante di Shakespeare. Beh, è l'ultimo capolavoro del grande William Shakespeare, quindi che va in scena a Villa Sabucchi, come hai detto tu giustamente, domani e dopodomani, con ingresso, quell'evento è offerto alla città gratuitamente ed è un atto finale del lavoro drammaturgico di William Shakespeare, in cui lui, insomma, tutto sommato dà addio alle scene, si ritirerà nella sua Stratford a godersi un po' i proventi del suo grande lavoro. Ma a parte questo, questa storiografia è una grande enigma, La Tempesta. Io ho coniato un sottotitolo, siamo tutti nella tempesta, no? E quindi chi più chi meno viviamo dei momenti molto molto difficili e molto particolari, quindi un pezzo di teatro bello, importante, che ci possa sollevare lo spirito, l'arma, farci fare qualche riflessione, credo sia un momento importante, quindi chi può ci venga a trovare, perché potrà godere appunto di un pezzo di teatro che la città di Pescara, insomma, merita anche per la sua vivacità culturale. Quindi è un cast molto importante, molto, molto ricco, l'ambientazione è molto bella, molto affascinante, perché i ruderi di Villa Sabucchi sono veramente un'isola deserta, no? O del Mediterraneo o dell'oceano, via discorrendo, con gli alberi che fanno da un contorno speciale, è un'atmosfera magica. Apriamo ora la pagina dello sport, lo facciamo con la Serie B. Dopo la sconfitta di Cittadella, il Pescara torna subito in campo e domani sera riceverà il Crotone degli ex Stroppa e Benalì per l'anticipo della 6ª giornata di Serie B. Per presentare la partita ha parlato, o meglio sta ancora parlando, il tecnico del Pescara Luciano Zauri, poco prima della seduta di rifinitura che si terrà tra poco allo stadio Adriatico Cornacchia. Ascoltiamo alcuni dei passaggi salienti. Tanto facciamo in bocca al lupo a Antonio Balzano, aspettando chiaramente l'esito definitivo
insomma, del report un po' che ci sarà, però di sicuro non sarà pronto a breve. Poi se i tempi saranno lunghissimi lo vedrà oggi il prof, insomma, prof Salini con Balzano, dopodiché vedremo. Sì, è chiaro, qualche ragazzo, siamo dispiaciuti appunto perché poi infortuni, tolto Palmiero comunque che secondo me a breve, diciamo così, può tornare, gli altri due, Tuminello lo sappiamo, Balzano idem, dispiace perché comunque sono due frecce, tre con Palmiero, insomma tre frecce importanti che diminuiscono appunto la scelta. Il Crotone è un avversario forte, che gioca bene, ordinato, compatto, chiaramente viene da una vittoria, per cui quando si vince si sa che insomma, gli umori sono diversi ovviamente dalla sconfitta. Un avversario tosto, come lo sono tutti, l'abbiamo visto in queste prime partite, comunque di squadre facili da affrontare non ce ne sono. Abbiamo le nostre armi, quindi è chiaro che proveremo a fare la nostra partita, Crotone permettendo. Beh, una squadra solida, appunto, alterna le due fasi, aggressione alta, a volte meno alta. È chiaro che entrambe le soluzioni possono essere attaccabili, dal pressing ultraoffensivo se ne esce con la qualità o con giocate magari diverse. Quando ti aspettano, chiaramente la difficoltà poi potrà essere quella delle loro ripartenze, quindi quando si abbasseranno un po' di più dovremmo essere noi ancora più bravi a sviluppare le nostre situazioni per cercare di incidere e di fargli male. Ma guarda, abbiamo sbagliato in maniera assurda, ti dico, fuori casa l'atteggiamento iniziale, perché comunque sia non si possono concedere agli avversari 15-20 minuti, poi chiaramente poi abbiamo preso anche gol, per cui la situazione si è un po' complicata, però credo che dopo quella l'abbiamo interpretata bene, abbiamo subito il giusto, quindi la compattezza secondo me dal 20° minuto in poi c'è stata, fermo restando che gli avversari qualcosa creano ed è normale che qualche situazione negativa l'abbiamo analizzata e c'è stata, però fasi di non compattezza non ci sono state, insomma, così evidenti, se così si possono dire, insomma. E ora la Serie C, secondo pareggio consecutivo per il Teramo che ieri sera non è andato oltre l'1-1 con la Viterbese. Un altro pari che sa di beffa per i biancorossi che hanno dominato la partita ma hanno concretizzato poco. A Cianci ha risposto Pacilli grazie ad un rigore molto generoso. Il servizio di Jacopo Forcella. Il secondo pareggio consecutivo lascia nel Teramo la sensazione agrodolce di un'occasione ghiotta sciupata per tornare dal successo, ma al contempo la consapevolezza di aver espresso dal punto di vista del gioco il massimo. I tre punti rimangono ancora come un colpo in canna, è vero. E il secondo errore dal dischetto, quello di Magnaghi dopo quello di Bombaggi a Catanzaro, aumenta i rimpianti per una partita che poteva mettersi subito sui binari più congeniali alla formazione di Tedino. Ma la supremazia mostrata contro la Viterbese chiusa a riccio a protezione dello 0-0 fino alla rete di Cianci è un patrimonio che il diavolo si porterà nel viaggio verso Monopoli. Padre, io oggi gli ho fatto i complimenti, sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo, molto orgoglioso, perché non è semplice quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo con grande entusiasmo, con grande spirito di sacrificio. Oggi abbiamo fatto anche qualcosa di importante, come mi ha detto qualcun altro, abbiamo lavorato sullo sporco. Sul gol che abbiamo fatto c'è stata una grande rincorsa di Magnaghi, che ha vinto un contrasto in maniera veramente esemplare. E io sono soddisfattissimo di quello che abbiamo visto oggi in campo. Certo non sono soddisfatto del risultato, perché delle volte succedono degli episodi che sono alquanto discutibili. La prima rete di Cianci è comunque una buona notizia, specialmente perché dai suoi piedi e dalla sua capacità di fare centro passeranno i destini del diavolo, che ha dovuto fare a meno di lui nelle ultime due gare di campionato. È una sensazione bellissima, anzi ringrazio anche il mister che mi ha dato l'opportunità di farmi partire dall'inizio e va bene così. C'è un po' di rammarico, però secondo me, cioè anche ora a fine partita abbiamo parlato in uno spogliatoio, secondo me e secondo noi siamo sulla strada giusta, cioè stiamo migliorando anche in concetti che ci chiede l'allenatore durante la settimana, dobbiamo stare alti, infatti è nata anche l'occasione del gol sul gol mio, che siamo stati bravi a recuperare una palla alta, servire Simone ha messo in mezzo e ha fatto gol. Poi ora è un periodo che ci capita così, che anche oggi la Viterbese come rende non hanno fatto un tiro in porta,
un rigore molto dubbio ci ha penalizzato. La strada è quella giusta dunque. In Puglia, oltre al gioco, il Teramo può fare il colpaccio che possa far dimenticare gli ultimi due turni nei quali ha raccolto molto meno di quanto avrebbe legittimamente meritato. Ora devo vedere assolutamente il fatto che dobbiamo migliorare ancora magari in qualche particolare, in qualche dettaglio, però la strada tracciata è quella giusta. E ora la Serie D. Antonio Meco Monaco non è più l'allenatore dell'Avezzano. La decisione è stata annunciata in tarda mattinata dalla società. Ieri sera la squadra è stata sconfitta in casa dal Pineto 0-1 ed è stata eliminata dalla Coppa Italia, ma a pesare di più sulla scelta è stato il brutto inizio di campionato, dove l'Avezzano ha raccolto un solo punto in 4 partite. Oltre al tecnico Meco Monaco esonerati anche il vice Marco Cicchitti e il preparatore atletico Luca Lupi. Sulla società marsicana però pesa anche l'incertezza in ambito societario, con i contatti confermati dal presidente D'Alessandro con l'imprenditore frusinate Quattro Ciocchi, contatti che al momento non hanno portato alla genesi di una vera e propria trattativa. Come scritto in una nota di 2 giorni fa, il presidente D'Alessandro ha ribadito la sua apertura verso chiunque abbia la volontà di acquisire l'Avezzano Calcio, sempre che abbia un progetto solido alla base, volto al bene della squadra e della città. E finisce qui la prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.